va detto, diciamo, benvenuti leggerini in questa nuovissima serie su I Pilastri della Terra. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno 40 like per questo nuovo video. Ebbene, che sta succedendo? Perché ho iniziato una nuova serie per portare un pochinino di varietà, anche se effettivamente nel genere di gioco forse varietà non ce ne sarà tanta, perché forse anche questo ragazzi è un punta e clicca che dà la possibilità di fare delle scelte, da quello che ho capito. Marco, correggimi se ho detto qualcosa di sbagliato, perché questo è stato un incredibile regalo da parte del mio iscritto Marco, che ringrazio veramente col cuore. Si tratta ragazzi di un gioco che prende spunto dal romanzo appunto di Ken Follett, che si intitola I Pilastri della Terra. Qui possiamo ben vedere ragazzi che il gioco è stato suddiviso tipo in tre libri. Io non so assolutamente niente di questo gioco, non so nulla della storia, so soltanto che è probabilmente ambientato tipo l'epoca medievale, ma la butto lì, probabilmente ho sbagliato, spero di no. Marco me l'ha regalato perché mi ha detto: guarda, a me il gioco ha fatto emozionare tantissimo, sono sicura al 100% che farà emozionare anche te, mi piacerebbe sicuramente vederci una serie. E quindi eccoci qua ragazzi, per cui non perdiamo più tempo e andiamo a cominciarlo. Qua mi chiede se voglio giocare il tutorial, direi di sì ragazzi. Ok, siamo nella cattedrale. Muoviti in giro cliccando col tasto sinistro per terra. Ebbene sì, si tratta di un punto e clicca. Quest'epoca del mio canale ragazzi sicuramente è incredibile, perché sto portando contemporaneamente tre punti e clicca nello stesso periodo. Ok, sì, possiamo spostarci ragazzi con il tasto sinistro. Muovi in giro il cursore. Quando cambia in questo modo, clicca più volte col tasto destro per pensare qualcosa riguardo l'oggetto. Ok, praticamente si vanno creando dei pensieri, tra virgolette, del personaggio riguardo l'oggetto in questione. Ok. Per vedere tutti gli oggetti importanti, i personaggi e le uscite di una scena, clicca e tieni premuta la rotellina del mouse o tieni premuta la barra spaziatrice. Anche in questo caso, ragazzi, possiamo utilizzare la rotellina del mouse per vedere quali sono gli oggetti importanti nello scenario. Muovi in giro il cursore. Quando cambia in questo modo, usa il sinistro per interagire. Ok, quindi una volta che abbiamo visto quali sono gli oggetti importanti, possiamo interagire con essi, ragazzi, con il tasto sinistro. Qui ci sono degli attrezzi. Ok, li abbiamo presi, direi che li prendiamo. Lui sta continuando ad andare lì da solo, effettivamente. Oh mio Dio, questo è un gargoyle. Il tuo inventario è mostrato nella parte in basso a sinistra dello schermo. Clicca sugli attrezzi per prenderli. Ora hai preso gli oggetti, fai un clic sinistro su qualcosa per usarli. Ok, immagino che dovremo usarli sul gargoyle di pietra. Per qualche strano motivo. Per lavorare sul gargoyle clicca col tasto sinistro con il pultino bianco nell'area verde. Ok, ecco fatto. Ok, interessante modo di interagire con tutto ragazzi. Ogni gioco comunque ha i suoi aspetti caratteristici, questo è poco ma sicuro. Qua c'è una signorina, parla con Sally. Ok. Ah, mia figlia, perfetto, testarda come me e testarda come la madre. Questo è interessante ragazzi, il fatto che si possano venire a creare dei pensieri, perché può informarci insomma su diverse cose. Per esempio sappiamo che Sally è sua figlia. Clicca col tasto sinistro per scegliere la risposta. Successivamente nel gioco puoi skippare le linee di dialogo cliccando col tasto sinistro. Va bene, quindi per andare avanti veloce nei dialoghi possiamo usare il tasto sinistro. Saluta per chiamare l'attenzione di tua figlia, direi. Yuhu, Sally, ci sei? Questo tutorial direi che è abbastanza inquietante, in ogni caso, se vuoi rimanere in silenzio, aspetta che scada il timer. Ok, io direi che rimarremo in silenzio. E la figlia giustamente si sta chiedendo, ma... Ah va, che minchia vuoi che stai lì a fissarmi in maniera angosciante? Quando il tuo cursore cambia in questo modo, clicca per esplorare un'altra area. Fai doppio clic su un'uscita per velocizzare le cose. Ok, perfetto. Facendo doppio clic evitiamo di stare a vedere l'animazione del tipo che arriva, insomma, fino alla porta, eccetera. Ok, siamo in Inghilterra. 1135, ragazzi, sì. Sì, quindi diciamo che il periodo più o meno è quello medievale. Periodo che io adoro sinceramente. Se doveste vedere ragazzi il gioco un po' laggoso, purtroppo sapete già il perché.
fatto che non c'era manco l'opzione per abbassare la grafica, cioè così e basta, per cui sono fortunata che insomma sembra funzionare abbastanza bene. Ok, questi saranno loro, immagino. Ah, no. Oh, this should do. How do you feel? Can't complain. After all, there's a cozy tree in my back. Molto comodo, direi, eh. I promise, this will be the last fire. After tonight, it won't be trees anymore, but walls and a roof. In Shiring, I will find the job. What if the bishop wants to hire you for life? To keep his palace in shape, but maybe strengthen the town's defenses. Magari. Plain things, Tom Builder. Just walls and roofs. Ah, minchia. Manca un altro figlio. There. Took me a lifetime to find some dry ones in this wet. Why didn't we just use your staff? That old thing would have done nicely. Because that thing is precious. It's not made to burn. Questo lo terremo a mente, ragazzi. Sarà il And figlio o we might be sarà able to qualcun sell altro? it. Right, now Se let's see if this fosse does the trick. il Perfetto, ok ragazzi, accendiamo il fuoco. La voce in inglese, ma per fortuna ci sono i sottotitoli in italiano. Allora, vediamo un pochettino con cosa possiamo interagire. Attualmente credo soltanto con il fuoco, Hurry ragazzi. up, I'm freezing. Sì, oh, stai Yeah, should be buono, dry eh. enough. I told you. Ah, ok, qua abbiamo la pietra focaia, non l'avevo notata. Devo prestare più attenzione all'inventario, eh. Ok, perfetto. Martha, Speriamo. you want to cut up some turnips? We'll be making soup. If it helps. Alfred, you go and look for water. We could just eat snow. No, Ma it'll be proper water for my family. Minchia, You mangiare sit, la I'll neve. take care of it. Sta tranquillino, Alfred, che già ti You vedo still haven't nervosetto. answered my question, Tom Builder. What if the bishop offered you a job like they did in Exeter? Something that is beneath your craft, but pays for a lifetime. Easy work. Well, building something is never easy. You know what I mean. After Exeter, you said I could create something that matters, something that stands for eternity, or I could die setting up houses and sheds. But what if houses and sheds would feed your family? Would you stay this time, or would you keep on looking? Non lo so, sai che potrei fare molto più di così. You know I could do so much more. You said the same thing then, and look where it brought us. Just promise me you'll think about it. Sì, ok, ci penserò. Madonna, mia moglie già mi sta a togliere la vita. Ok, devo trovare della vera acqua, d'accordo. Troveremo della vera acqua, un indizio. È raccolto un indizio, funziona proprio come un oggetto. Usa l'indizio sui personaggi per parlare di Maybe we can sell the baby. quell'argomento. Alfred! I'm Usalo joking. sugli oggetti per ponderare su come l'oggetto e l'indizio possano essere collegati. Interessante. Allora, qua c'è un secchio, ragazzi, cioè è una pentola di metallo che potrebbe servirci per prendere l'acqua, magari. Just what I need. Ok, perfetto. Quindi direi che la prenderemo, Tom. Stupid snow. Why did it have to come Una down delle just poche now? cose che non abbiamo ancora dovuto vendere, Should Madonna never have santa. left. Possiamo prendere anche la nostra asta? Direi che forse è il caso. Can you see the sun yet? No, but Martha. Ok, Don't non distract me, I'm working. L'ugnomone di Tom, direi di esaminare. Ah, qua ci dà anche tutta la storia del Madonna Santa degli attrezzi, degli strumenti. Tom ricevette questo attrezzo da muratore come regalo da Dio da Exeter nel 1125. Lo usa per porre le fondamenta dei nuovi edifici. La sua ombra può rivelare il tempo e punta all'oriente, la direzione che una chiesa dovrebbe sempre fronteggiare. Vabbè, ragazzi, non mi metterò a leggere tutto, sennò qua siamo freschi praticamente. Allora, dove la prendo dell'acqua? Aspetta, possiamo andare verso di qua? Andiamo un They have no pochettino, work for ok, your andiamo founder. nella So what? foresta, magari c'è un ruscello da qualche parte. In mezzo ai boschi, allora, pozzanghera ghiacciata, oh Gesù, vediamo. Aia. Too hard for my fist, but my Ok, pot should quindi break it. con le mani no, ma con la pentola magari sì, proviamo. Houses and sheds.
Ok. Walls and roofs. Ok, porca vacca, miseria. Minchia, me lo sono fatto sfuggire. Harder, Tom. I riflessi mi sa che non sono moltissimo so il mio forte. Ok. But I have to feed my family. Oh oh. Che c'è? Che c'è, Tom? È un corvo, Tom. Stai tranquillo, Tom. È saltato un corvo, Tom. What's keeping you? È la fame, forse. Che comincia a farti avere delle allucinazioni. Dovrebbe andare. Ok, abbiamo preso dell'acqua, per fortuna, ragazzi. Vediamo un pochettino se qua c'è qualcos'altro con cui interagire, perché sicuramente ci sono cose con cui interagire. Ci si potrebbe fare un meraviglioso portico. Beautiful. Ah, è una pietra bellissima, oserei dire. Neve sporca? Niente. Normalissima neve, d'accordo. Ah, Mizzica, possiamo andare anche nella profondità della foresta. Ma che veramente. Normalissima neve, niente di che. Di qua c'è spugli spinosi. Proviamo, ragazzi, ad andare. Anche se effettivamente il mio compito attuale è di far bollire l'acqua. Proviamo ad addentrarci ancora di più nelle profondità della foresta. Giocherina, dove ti stai andando a mettere? Ho paura. E se incontrassimo qualche bestia disumana? It's just more woods down that way. Ok, già è tornato dalle profondità della foresta, che meraviglia. Torniamo dalla tua famiglia, Tom. Dobbiamo far bollire l'acqua, Tom. Vi siete accorti, ragazzi, che i nomi all'interno delle mie serie si apprestano sempre benissimo alla mia cantilena? È meraviglioso. In questo caso non gliel'ho manco dato io il nome. No, di qua, Tom. Ok, facciamo bollire quest'acqua. Far bollire l'acqua, effettivamente. Dopo per farla raffreddare ci vorrà tipo un'ora, ma poco importa, no? Did you think about what I asked you? Oh! Me l'hai chiesto un attimo fa! Accetterò il lavoro! Dreaming of building a cathedral was foolish. When we get to Shiring, I'll take the job. Why is a cathedral so special? Well, you've seen a few. You should know. Yes, but there are so many already. Why do you have to build another one? Is it because God needs more houses? May I? If you must. Well. Inizia con le mura. Actually, a cathedral isn't so different from any other house. It always starts simple, with some walls. And on top of that, you put a roof. Very good. A roof to keep off the rain, and walls to keep up the roof. Together that makes one big, long, but dark room. Like a cave. Ok, io direi metti le finestre. So of course you may want some light coming in. Windows. Right. So the people inside can see what they're doing. I think you forgot something. People can't get in if there are only walls. Certo. Dunque ci servono delle porte. Right. That's why we mustn't forget the doors. And not only doors, but a big and impressive one. To let in as many people as possible. Same. By now we've carved quite a few holes in our cathedral. Unfortunately, not every building can carry a roof like that and have so many windows. So what do we do? Good and solid work. That's what we do. If we don't want our cave to collapse, we have to make everything perfect. Not only strong, but consistent and perfectly even. The walls, the roof, the windows, everything. Perfectly proportioned. You shouldn't say big words like proportioned when talking to a child. What does it mean? Come impara. It means beauty. Well, it means not only will it keep them dry. Li farà rimanere sgomenti. It will teach them all. A
Agnes. Oh merda, no, eh. Adesso no. Ah, siamo a posto, cavolo! The baby is coming. Minchia, giusto adesso? But it's not Jill. Have your waters broken yet? Soon after we started walking this morning. You should have told me. I'm so tired. I don't believe I can bring it into the world. But look at all the blood. Madonna santa. L'ha aiutato a partorire. Che meraviglia. Aspettate un attimo. Allora, da ciò che si capisce, Tom è un costruttore, possiamo chiamarlo così, solo che si è limitato soltanto e sempre probabilmente a costruzioni molto più semplici, cioè tipo casette, stalle eccetera. Quindi si stanno spostando in questa nuova città perché evidentemente lì potrebbe appunto accettare il lavoro di costruire addirittura una cattedrale, ragazzi, cioè sapete che cos'è una cattedrale, quindi vabbè. Torniamo a noi, facciamo partorire nostra moglie, sì, siccome non ha... Allora, hanno quasi più paura di me. Children, andate via. Calmatevi tutti e due, per favore. There's nothing to be afraid of. Beh, certo, certo. La madre sta per morire, Alfred. Alfred. Procurati dell'acqua calda. Get more water. Take snow if you must to make it warm. Right. E Martha che cosa può fare? Marta, ravviviamo il fuoco. Go and collect more wood. Let's have a bigger fire. All right. Spero di far bene, ragazzi, perché c'è sto momento è veramente tragico. Stringila. Oh, ci sono io qui con te. Your hands are cold. Mizzica, scusa. No. Stay here. Please. Minchia, cosa posso fare per aiutarti? Right, what can I do to help? Cover me. The water's warm. Coprimi, coprimi. Ok, abbiamo acqua calda. E per fare che cosa? Effettivamente, andate intorno. Vediamo un attimino se possiamo interagire con qualcosa. Ok, riscaldiamoci le mani. Dovremmo avere le mani calde, credo. Is the fire better now? Can you feel the warmth? Yes. Ci sei tu davanti, effettivamente. Stringila. Ok. Sì, ma cioè. I'm here with you. Sì, ma. It's not long now. Preparati, sto per spararlo fuori, Tom! Prendilo al volo! Raccontare una storia. Ma perché sta a partorire? The Lady Isabella acted as midwife. You were building a chapel. Uh-huh. And you asked her to send her maid to fetch the midwife from the village. And she said, that drunken old witch will let her deliver a literal wolfhound pups. Ragazzi, sta per mettere al mondo un bambino. And poor Lord Robert could not go to bed until Martha was born. But why are you talking about that now? Infatti! oddio, l'ha guardato malissimo. Che posso fare? Ah, mantello, posso coprirla? Aveva chiesto di coprirla. Let me, no? Cover you. Ok. Ok. It's coming. Oh merda. Help me, Tom. Prendilo al volo, Tom. It's coming. I can see it. Che bello assistere ad un parto! He's nel primo episodio. A perfect mizzica. Guardate un po' che sa quanto sangue. Sta poveraccia! Ma sta poveraccia morirà dissanguata! You're still bleeding. It's alright. Sì, it will sì. Stop soon. No, ragazzi, non funziona così. Se una donna che ha partorito viene un'emorragia, yes, e non la Thank si aiuta, muore. Muore di emorragia, ragazzi, per cui cioè state qui così calmi. In your lodge. When you were working on my father's church. Of course. How could I ever forget? I never regretted giving myself to you. Never. For one moment.
Every time I think of that night, I feel so teneri. Me too. Sì, ragazzi, ma... I hope you build your cathedral. Sì, Agnes, sì. Tesoro. I thought you were against it. I was. Ah, ok, quindi lei non voleva che accettassi quel lavoro. Io avevo capito il contrario. But don't do it for all. People are scared enough these days. Io che pensavo di dire qualcosa di epico. Build a beautiful cathedral for me. Musica, ragazzi, sta morendo, no? Papa, what's wrong with her face? Agnes! Agnes, wake up! Wow! Benissimo! Ok, come iniziare alla grande una serie, vero? Come sempre. Ok, qua c'è la intro, direi di godercela. Bella intro, cavolo. A parte che i cieli di sfondo credo proprio che siano riprese reali, ragazzi, su cui poi hanno messo gli elementi del gioco. Perché sembravano troppo veri, insomma, per essere finti. Ah, minchia, ci ricordano pure quali sono le scelte che abbiamo fatto durante l'episodio. Che meraviglia, allora. Pensi che una cattedrale debba generare sgomento? Scusa, a sto punto. Ti sei mostrato esitante nell'accettare un eventuale lavoro offerto dal vescovo. Hai faticato ad aiutare Agnes durante il parto. Non sarei una buona ostetrica, direi proprio di no. Hai scoperto informazioni sul passato di Tom, ma direi che può andare bene e che accetterò. Ok, e qua inizia ovviamente, ragazzi, il libro 1, Dalle ceneri. Capitolo 1. Comunque mi piace, ragazzi, Philip, che ci indica pure chi impersoniamo? Probabilmente sì. Comunque mi piace molto la grafica. The year of our Lord 1135 had come to an end. King Henry of England, son of William the Conqueror, had died. It was a time of poverty. Tanto per cambiare. In their despair, some had come to believe Christ and all his saints had gone to sleep. And that the pillars of the earth themselves had begun to crumble. Kingsbridge. È Capodanno, ragazzi. Io direi accarezza il pony. Caro amico mio. Is there no one to welcome us? Mi ha portato fin Who qui. Who goes there? Oh! Sono Phil! Phil! You just crossed the bridge, right? Sì, sì, esatto. Mi chiamo Phil, va bene Phil? That'll be a farthing for you and a penny for your horse. Informalo dell'errore, what? Monks and villagers don't have to pay a toll. Sorry, I'm not good at this. I told Brother Paul.
It's not easy doing the Lord's work when you're hungry. Offri del formaggio, ma sì, dai, perché... It is not much, but I can share this with you. Tieni, buon uomo, tieni. Che fai, l'annusi? Ma che buonissimo, l'ho tenuto in tasca un mese. Direi che ti puoi accontentare. La stoffa puzza ancora un po' del formaggio che vera volte. Va bene, fa niente, la prenderò lo stesso. Poco importa, insomma. Siamo qua, siamo fra amici. It will be easier for you to fulfill your duties. Oh, I'm sure it will. Ok, grazie. Will you take care of my horse, brother? I've come to see Prior James. Prior James? That's him the bells are tolling for. Oh, merda. Leave the horse here. I'll get it down to the priory later. The fish should go nicely with that cheese. What? Why are they ringing the bells? Don't you know? The devil has come to Kingsbridge. Oh, Gesù. Ah, quindi Phil come to Kingsbridge. È un frate con tanto di buco in testa. La Bibbia di Philip. Puoi usare la Bibbia di Philip sugli oggetti per scoprire cosa il libro sacro suggerisce su di essi. In che senso? O usarlo con le persone per discutere questioni di fede. Che figata, ragazzi. Ok, allora, mi ha appena salvato la partita. Direi che già mi ha intrigato abbastanza. Mi piace moltissimo l'ambientazione. Fatemi sapere voi che ne pensate in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Obdosh a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!